di tempo che abbiamo speso tra caffè e aspetta le persone che hanno allora, siamo qui sostanzialmente un po' per vedere, celebrare un po' quello che abbiamo fatto adesso e nel futuro. Parlo così perché forse si sente meglio. Io arrivo, c'è un po' di eco. Pronto? Allora, cosa vogliamo? Vogliamo condividere con voi tutta quella che è la nostra esperienza rispetto alle cose che stiamo facendo e alle cose che abbiamo in mente di fare. Allora, una delle prime cose che è abbastanza chiara è che quasi tutta l'industria del mondo storage tendenzialmente oggi ha una cultura vecchia di 20 anni, nel senso che è nata tantissimo tempo fa e generalmente questo tipo di tecnologia non è così cambiata nel tempo, no? Proprio perché, come ci diceva Enrico, i cambiamenti sono sempre una delle cose più difficili. Ed è per questo che nel 2009 Sineto cosa ha pensato di fare? Sineto ha avuto, diciamo, una visione di voler creare un oggetto di storage che fosse moderno e che in qualche modo ci consentisse di affrontare tutte le sfide che Enrico ci ha raccontato. Quindi possibilità di avere oggetti nel cloud privato, nel cloud pubblico, soluzioni che in qualche modo si scambiano tra di loro, no? Ora, qual era il target? No? Il target era quello di semplificare la gestione del data center. Ovviamente noi siamo partiti dal concetto dello storage, perché il concetto dello storage è un concetto, diciamo, basilare in un'infrastruttura IT. È il primo elemento che compone un'infrastruttura, no? E per fare questo, ovviamente, come abbiamo pensato di lavorare? Abbiamo pensato di creare un software defined storage. Perché? Perché l'idea di avere un nuovo prodotto che fosse tradizionalmente legato alle vecchie logiche non aveva nessun significato, no? Se voi pensate alla duttilità che il Sineto vi offre oggi, vi ve la può offrire esclusivamente perché l'intelligenza del nostro prodotto è basata sul software, che è l'unica cosa oggi che è in grado di scalare, in certi tempi, in certi termini. Vi voglio far vedere questa slide, che è una slide abbastanza interessante, no? Viene da Google e ci fa vedere quando per la prima volta gli utenti hanno incominciato a cercare la parola di software defined storage. Ora, come vedete, stiamo parlando del 2013. Quindi, Sineto, paradossalmente, pensava questa cosa già nel 2009. Stiamo parlando di 4 anni prima che in qualche modo questo concetto fosse calato, diciamo, all'interno dei sistemi IT. E quindi in questi 6 anni di innovazione, cos'è che abbiamo portato? Abbiamo cercato di costruire un software che avesse tutte le componenti necessarie per gestire questa complessità. Siamo partiti ovviamente con lo storage, siamo partiti con introdurre il concetto di snapshot, cloning, repliche. Abbiamo lavorato a tutta la parte di infrastruttura virtuale e di integrazione verso i sistemi di virtualizzazione, fino ad arrivare nel 2015 a inserire i concetti di hyperconvergent, che peraltro molti di voi stanno già utilizzando con successo. Poi adesso vedremo, oggi avremo qui proprio un caso di un'azienda che ha sviluppato tutta la sua infrastruttura interna utilizzando questo tipo di oggetti.
E nel 2016 il rilancio dello storage S3 con tutte le nuove funzioni che abbiamo inserito, che Dan ovviamente nel corso della giornata ci racconterà. Una cosa importante da capire però è questa, che vogliamo o non vogliamo, il software in qualche modo è dipendente dal hardware su cui gira. E questo legame è difficilmente scindibile. Quindi è vero che prendo un software e questo mi consente di crescere e di scalare, ma è anche vero che devo avere un certo grado di attenzione su quale hardware lo faccio girare. E in funzione di questo il nostro grado di attenzione, ad esempio, è stato anche quello di ottimizzare questo tipo di risorsa. Tanto è vero che già nel 2016 fornivamo soluzioni di storage ibrido e già nel 2012 fornivamo soluzioni di pure SSD. Oggi, se guardate, voglio dire, cosa viene raccontato sul mercato, sembra che il disco a rotazione scomparirà. Ma, come dice giustamente Enrico, in realtà non è che scompare il disco a rotazione. Cresce in dimensioni diverse, in nature diverse, e gli SSD vengono utilizzati invece per applicazioni che fino a ieri non c'erano. Quindi in realtà la crescita è doppia e ci vuole ovviamente una capacità di avere un'attenzione doppia a questo tipo di problemi. In questi anni abbiamo, come diciamo, fornito sul mercato un sacco di soluzioni che hanno guardato all'efficienza dello spazio e quindi, non so, compressione inline, deduplica, convergenza e quindi virtualizzazione, oppure soluzioni di iperconvergente, quindi integrazione fra computing, storage e switch. Gestione della parte degli analytics, quindi come dicevamo prima, fondamentale sapere che cosa sta succedendo, perché, e compararlo con quello che è il trend, no? E infine, modalità di upgradare i sistemi in un modo semplice. Chiunque di voi ha avuto a che fare con i nostri sistemi sa che qualsiasi cosa gli succede, dal guasto all'incremento di prestazione, all'espansione di una macchina, tutto avviene con una semplicità disarmante. Cosa che nei prodotti tradizionali è una cosa impensabile. E un'ultima cosa che mi rende abbastanza orgoglioso è che tutto questo l'abbiamo fatto ovviamente con una crescita organica, nel senso che a differenza ovviamente dei nostri competitor, quindi parliamo di Nutanix, Semplivity, che vanno a botte di finanziamenti di decine di milioni di dollari e ovviamente non sono profittabili perché spendono 10-100 volte quello che guadagnano, si diventa un'azienda profittabile, un'azienda che produce reddito, che cresce con le proprie forze e che ovviamente fornisce al mercato delle soluzioni che servono veramente, perché solo così puoi sostenere la crescita in un modo organico. E devo dire sinceramente che devo ringraziare anche tutti voi che in momenti non sospetti ovviamente avete creduto nella nostra capacità di poter fare questa cosa, quindi è anche un po' merito vostro che oggi noi siamo qui a raccontare questa storia. Allora, dove siamo oggi? Molto velocemente, abbiamo più di 400 clienti nel mondo che hanno da un singolo storage a 20 storage di nostra soluzione. Cresciamo mediamente ogni anno del 58%. Abbiamo circa una cinquantina di partner, diciamo, in otto paesi e abbiamo in gestione più di 15 petabyte. Che se guardiamo bene la dimensione è tanta roba. E devo dire oggi ci fa piacere
dire che i clienti di Sineto non sono più dei clienti solo italiani. Abbiamo dei clienti italiani importanti, ma abbiamo altrettanto dei clienti, voglio dire, fuori dal mercato italiano che sono veramente importanti. Adesso, ad esempio, Fnac, che è ad esempio nella grande distribuzione, è un signore che fattura 3 miliardi e mezzo di euro, con 14 mila dipendenti, no? Per dirci, una specie di Auchan in francese. Possiamo parlare di iMac, che è ad esempio uno dei più grandi centri di nanotecnologia del mondo, 2200 dipendenti, 360 milioni di fatturato in Belgio, quindi insomma se aziende di questo tipo ci scelgono, vabbè, Calzedonia stessa, 1,5 miliardi di fatturato, se aziende di questo tipo ci scelgono vuol dire che la tecnologia in qualche modo li sta aiutando ad affrontare le sfide che in qualche modo loro devono intraprendere in questo periodo, che come diceva Enrico non sono solo il mantenere il passato o passare esclusivamente al futuro, ma creare un legame tra questi due mondi. Ora lascio perdere, poi qua ci sono due riferimenti importanti che sono due clienti italiani invece che abbiamo invitato, che, dove ci sono due progetti veramente significativi, che sono Serioplast, che è un'azienda qua del Bergamasco che ha diverse sedi sparse nel mondo, e adesso poi ci racconterà meglio Giancarlo, che è qui a raccontarci la sua esperienza. Adesso, se non ricordo male, loro fatturano circa 120-130 milioni di euro e sono, diciamo, hanno diverse sedi sparse nel mondo. E poi invece abbiamo Silca, che è il più grande produttore al mondo di chiavi, che è di Vittorio Veneto, nella zona del Veneto, quindi qui ci sono anche un sacco di voglio dire integratori di quella zona, che ci racconteranno. Ora